Ragazzi, questo sarà un mini video sulle macchinette in Giappone perché ce ne sono migliaia dove servono un po' di tutto. Vi faccio vedere quella qua davanti. Praticamente avete un sacco di varietà di roba, ma tantissima, ragazzi, costano tutte più o meno 130 yen, 140, 190 per le bottiglie più grandi. Avete il caffè, l'acqua. Poi guardate, questa è una, a fianco ce n'è subito un'altra piccolina con Coca-Cola, eccetera. C'è un sacco di roba. Acqua alla pesca, acqua aromatizzata, 150 yen. Se vi girate lì ne vedo già un'altra. Cioè, ne hanno una roba, una quantità industriale. Molte, tra l'altro, ragazzi, accettano ad esempio anche la carta, la Suica, la Pasmo, quindi potete pagare direttamente con fondamentalmente la carta che vi siete fatti per viaggiare a Tokyo. Ovviamente tipo questa non ce l'ha e si vede, mentre invece questa qua c'è proprio il lettore di IC card, loro le chiamano IC o ID, non mi ricordo, dove potete usare anche le vostre carte magnetiche. E basta, adesso noi ci andiamo a prendere qualcosa da bere. 150 yen, quindi sono 1 euro e qualcosina. Adesso, ragazzi, il nostro obiettivo è questa Coca-Cola qua perché oggi c'è un'umidità da far paura, quindi molto easy. Mettete i soldi, ovviamente qua vi uscirà la cifra 150, cliccate, molto plasticoso, qua tirate su, vi dà il resto e la vostra Coca-Colina piccola porzione mignon che fa anche meno male. Comunque, ragazzi, per farvi capire, lì c'è un'altra macchinetta e là ce n'è un'altra là in fondo gigante, non so se la vedete. E in chiusura del video vi dico anche che a fianco alle macchinette trovate i cestini e basta. Altri cestini non se ne vedono praticamente mai. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!